Ed un saluto a tutti voi dal vostro Shark, che vi è bentornato in questa nuova parte di Crash Bandicoot. Andiamo avanti. Upstream. Wait, che succede? Dai, non laggare, su. Ok. Allora, questo mi sembra che non sia più, non si possa finire al 100% al momento. Quindi, niente, GG. Finiamolo così alla buona, cercando di non morire. Via! Sicuramente vi chiederete come mai non ci sono le facce del bonus. E io vi rispondo che purtroppo ragazzi, purtroppo dovete sapere che Camtasia mi ha cancellato i dati della parte precedente. Quindi, per non farmi vedere un let's play spezzato, ho dovuto rifarlo. Comunque è roba da poco, perché sono due livelli. Ora spero che non succeda più, perché veramente ragazzi è una seccatura immensa per me, ma soprattutto per voi. Papu papu. Ciao Papu Papu, vieni. E butta giù qualche chicletto invece di stare sempre a oziare. Ah, non va bene. Oh, sei arrabbiato, sei arrabbiato. Per sconfiggere questo boss basta montargli sulla testa, facendo attenzione. E due. Dai, non laggare, eh. Forza! E tre. Mi raccomando ragazzi, facciamo attenzione a non farci schiacciare, perché se ci schiaccia perdiamo l'acquacu. Una cosa che non mi è mai piaciuta. Ricominciamo i Rolling Stones. Ragazzi, a voi piacciono? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Oh, mamma mia. Dai. Undercut. O KitKat. Oh. Ragazzi, a chi piace il KitKat di voi? Scrivetelo qua sotto nei commenti con hashtag KitKat. Chi risponderà giusto vincerà un KitKat. No, scherzo. Non vincerà un bel niente. Ecco un altro Burdekat. Attenzione a non attivare la TNT ora. Andiamo anche la vita. Via. Ragazzi, durante i bonus di Brio e di Cortex starò in silenzio per concentrarmi al massimo, perché non voglio fallirli, voglio riuscirci al primo colpo. Anche perché se no, se li fallisco devo ricominciare il livello ed è una rottura di scatole per me, oltre al lag. Ma lo è anche per voi, che siete costretti a vedervi un altro. Dovrò stare in silenzio ragazzi per non sbagliare i bonus di Brio e di Cortex, altrimenti mi tocca rifare il livello da capo.
Ora è vero che con l'editing voi non lo vedrete, ma io sarei costretto a farlo. Quindi vi chiedo pietà, ragazzi. Vai porcello, vai! Vai porcello! Sì! Dimmi che l'ho prese tutte, sì! Diciassette per cento, ragazzi! Continuiamo! Native Fortress. Facciamo questo e poi stacchiamo, eh. Mi sembra che anche questo non si possa prendere la gemma. Vai. Perché mi hanno levato la cuoco? Maledizione. Vabbè, me le prendo, non fa niente. Vieni, tifoso! Andiamo, andiamo! Volevi! Attenzione qua! Forza, forza, Crash! Dai, chi ha fatto questo si è svolto! Dai, non laggare, su! Attenzione! Tifoso! Attenzione! Alle piante carnivore! Oh! Dai, non laggare, porca miseria! No! Volevi fregarmi! E
purtroppo ho perso la vita, ma meglio perdere la vita che la cuoco. Vai via, scimmia. Ed eccoci al bonus stage. C'è qualcos'altro? No? E allora si va avanti. Ah, questo era per lo colpo. Meno male. No, perché non mi ha assegnato la chiave, porca miseria. È strano. Vabbè, casomai la faccio off camera, ragazzi. Vai Crash! Che non abbiamo tempo da perdere, su! Ok! Attenzione all'indigeno! Me la sto rischiando, qua ragazzi! Dai, non laggare! Mamma mia! Vai, vai, vai! Attenzione! Tra poco è finita, ragazzi! Attenzione! Tre, via! Ed è finito, ragazzi! Ovviamente anche questo livello non può essere completo. E cavolo, quante casse. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo qua e ci ribecchiamo nella prossima parte. Da Shark è tutto, ciao a tutti!